chiamati più giocatori possibili, ognuno deve mettersi a disposizione dell'altro, lo stanno facendo. È una squadra che ha spirito, che ha voglia di tirarsi fuori da questa situazione e quindi i complimenti vanno fatti a loro, ma sostanzialmente insomma non abbiamo fatto niente, dobbiamo continuare a lavorare come i ragazzi stanno facendo con grande dedizione e guardare avanti. Ecco, buonasera, Grassadonia. Un Pescara Buonasera. assolutamente gagliardo. Oggi erano importanti duelli, le seconde palle, insomma, il Pescara in partita sotto questo profilo, un grande spirito. Io ho sempre detto che questa squadra deve rimanere in partita sino alla fine, non deve subire gol e provare a vincerla. Oggi c'è riuscito. Sì, ma insomma stiamo lavorando su quello, è chiaro, ripeto che c'è tantissimo da fare, ogni giorno cerchiamo di mettere qualcosina di nuovo, anche andando incontro a degli errori, ma questa squadra sa che deve ottimizzare i giorni di allenamento, deve ottimizzare i video che per noi sono fondamentali, ci lavoriamo molto perché dico sempre ai ragazzi che una seduta video equivale a 10 allenamenti e quindi stanno facendo tutto con grande abnegazione. E soprattutto saper soffrire, insomma, dobbiamo stringerci le mani, combattere e migliorare poi quella che è la fase di possesso palla, ma stiamo cercando di avere un'identità, stiamo cercando di determinare noi le partite. Abbiamo affrontato oggi una squadra molto forte che gioca insieme da tempo, che ha meccanismi importanti e la squadra ha reagito bene, però ripeto, mettiamola da parte e pensiamo già domani a fare un buon allenamento. Ecco, buonasera mister Costantini TV6, ma Buonasera. l'aveva immaginata così la partita con questo forcing finale? Il cross lo ha fatto Scognamiglio, che è uno dei centrali, ha fatto un cross meraviglioso, ma era ai 25 metri, quindi insomma la squadra lì si è alzata, ha cercato di vincerla. Sì, ma stiamo cercando di lavorare sulla mentalità, sull'autostima, sul sapere quello che bisogna fare in mezzo al campo senza paura. È chiaro che la posizione di classifica condiziona. Però voglio che i giocatori giochino liberi, sereni. L'ho detto prima della partita, è una partita di calcio, bisogna divertirsi. I giocatori sanno quello che devono fare, si applicano e soprattutto hanno spirito, hanno voglia di tirarsi fuori, hanno voglia di emergere. Siamo il Pescara, come dico sempre, dobbiamo rispettare tutti, ma dobbiamo imparare a farci rispettare anche Mister, buonasera, noi. Orlando Buonasera. D'Angelo, il messaggero, scusi se sono al buio, senza telecamera. Aver giocato con due attaccanti di ruolo, Odgaard più Giannetti, ha dato dei vantaggi, è stata anche una svolta questa nel miglioramento dello sviluppo del gioco. Tra l'altro la presenza di Giannetti ha fatto bene ad Odgaard e ha fatto bene probabilmente anche al resto della squadra, perché lui già si era visto con il Lecce, insomma, ai movimenti della punta che vi servono, no? Per allungare, per attaccare, per andare in profondità. È un'altra storia quando gioca con una punta centrale che fa la punta. Sì, ma voglio dire anche l'inserimento di un giocatore di qualità, prima Maestro, poi Mancini. È chiaro che, come dicevo poc'anzi, questa squadra deve trovare equilibrio, i ragazzi stanno lavorando tanto, oggi abbiamo inserito un giocatore un po' più di qualità perché appunto attraverso i tanti video, attraverso il tanto lavoro, oggi eravamo in grado di fare questo tipo di partite, dovrà essere così fino alla fine, insomma, una squadra che abbia la voglia di imporre il proprio gioco, che sappia soffrire, che capisca i punti deboli degli avversari, i punti forti e soprattutto questa grande coesione che si sta creando e deve crearsi per creare insomma, i presupposti, al di là di chi giochi, bisogna farsi trovare pronti e sfruttare l'occasione. Buonasera mister Valerio De Carolis, forzapescara.com. Io ritengo che Buonasera. dal suo arrivo questo Pescara abbia una mentalità completamente diversa rispetto al suo ultimo predecessore che aveva il freno a mano tirato. Invece lei finalmente, perché è vero, non è una grande squadra di qualità, però comunque questo è un Pescara che gioca, inizia a giocare al calcio, che cerca molto di più i quinti, che gioca spesso col portiere, anche a volte forzando la giocata. Però noto, mi corregga se sbaglio, mister, la pressione degli attaccanti sul primo possesso degli avversari, quella manca un po' forse. È questa la cosa da migliorare per avere un possesso palla maggiore di qualità in fase offensiva. Grazie, mister. Ma io penso che le case si costruiscono dalle fondamenta, è chiaro che oggi
vorremmo farlo, vorremmo essere più aggressivi, ma bisogna lavorarci sopra e trovare i meccanismi giusti, leggere le situazioni, e quindi sappiamo, insomma, che oggi dobbiamo giocare in un certo modo per essere più compatti. Però ripeto, fino a questo momento il merito è totalmente dei ragazzi, perché veramente, insomma, stanno cercando di darmi tutto quello che hanno. Qualcuno magari è un po' indietro da un punto di vista tattico, da un punto di vista fisico, ma stanno spingendo, insomma, devono alzare i giri del motore e soprattutto capire chi affrontiamo, come affrontarlo, e loro stanno veramente mettendoci tutto quello che hanno. Non abbiamo fatto niente, il campionato è ancora lunghissimo e bisogna lavorare tanto. Mister, buonasera. Francesco Palotarbiani, Delfino News. Ecco, non abbiamo fatto niente, però questa può essere la vittoria che accende il cosiddetto fuoco, e in ultimo le